Veniamo al tema l'umiltà nell'uomo. Naturalmente anche in questo tema sfrutteremo un po' le scritture, non a forma di lezione divina, ma a forma di capire cosa dicono le scritture riguardo a questo. C'è una premessa da fare, che si fa fatica a parlare e a vivere l'umiltà per due motivi. Il primo è che l'umiltà è attaccata da tutte le forze, a tutti i nemici. Ascoltate cosa dice Cassiano. Cassiano è un monaco, un maestro di spiritualità. Dice che lo spirito di vanagloria si attacca sia al bene che al male. È un virus che è attivo in tutte le stagioni. La vanagloria, dice Cassiano, se non riesce a fare insuperbire il monaco con il vanto del parlare bene, lo abbatte con il prestigio che gli conferisce il suo silenzio. Se parla bene, ha la vanità di parlare bene. Se sta zitto, lo attacca con la vanità che sta zitto. Se egli digiuna pubblicamente, sarà tentato di gloriarsene. Ma se lo fa di nascosto, disprezzando la gloria che potrebbe ricavare se tutti lo sapessero, cadrà ugualmente nell'orgoglio. Avete capito? Se digiuna, tutti lo sanno, è tentato. Ma se digiuna di nascosto, rinunciando a quella gloria lì, se ne vanta. Sto digiunando di nascosto, sono bravo. Non si esce. Per non essere tentato di vanagloria, il monaco evita di fare lunghe preghiere alla presenza dei fratelli. Ma per il fatto che prega di nascosto e nessuno ne è testimone, proprio per questo si sentirà bravo e sarà preso dalla vanità. Questo lo dice Cassiano. La prima grande difficoltà è proprio questa: l'umiltà è attaccata da tutti. Seconda difficoltà, nel mondo moderno parlare di umiltà non è di moda. Il filosofo Nietzsche, che era considerato un maestro di filosofia, dice che questa umiltà è remissività, i deboli giustificano così la loro passività. Freud, per dirne un altro, che non dite ma sono personaggi che non ci interessano, sono coloro che sono ascoltati da tutti, almeno adesso sono morti, sono del secolo scorso sta gente, ma hanno fatto scuola. Quindi nelle università, nelle università laiche, nell'intelligenza nostra, è questo che... L'umile, dice Nietzsche, è un debole che giustifica la sua passività. E quindi è un personaggio da disprezzarsi. Freud dice che l'umiltà è la variante masochistica del complesso di colpa. Se uno ha complesso di colpa, la sua variante masochistica di chi si vuol fare del male, di chi si disprezza, di chi si abbassa, di chi si umilia, è una patologia. E la psicologia in generale, freudiana, cosa dice? Che ti devi mostrare quello che sei, non meno di quello che sei. La parola d'ordine è sii autentico. D'accordo? Questa è la psicologia. Quindi quando io vado a parlare di umiltà, quando propongo il modello dell'umiltà, non mi incontro con questo modo moderno dei nostri maestri di parlare. Bene, povera umiltà allora. Attaccata da tutti i virus, da tutte le stagioni, attaccata dai maestri contemporanei, è veramente una sconfitta. Che cosa dice la scrittura sull'umiltà? Beh, dice una cosa semplice, che l'umiltà è verità. E la parola umiltà deriva da humus, che vuol dire terra, ed è la stessa
radice di uomo, uomo. L'uomo è humus, l'uomo è terra, nella Genesi, e quindi l'umiltà vuol dire riconoscere che l'uomo è terra, riconoscere che l'uomo è nulla. Semplicemente un uomo umile non è uno che si piega, che dice, me poverino, io valgo meno. È un uomo che riconosce quello che è, semplicemente, terra. Cosa diciamo al mercoledì delle ceneri? Ricordati che sei cenere. Terra, io ti metto su te, uomo, un po' di humus e ti dico, tu sei humus, tu sei umile, tu sei terra. Devo solo riconoscerlo, quindi alla fine è facile essere umili. E aprire gli occhi su noi stessi. Più facile di quanto non sembri. Paolo dice, lettera ai Romani, non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi, ma questa è una morale spicciola, potrebbe farla anche una mamma di casa nei confronti dei propri figli. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Rimanete terra, rimanete umili. Questa è l'umiltà della Sacra Scrittura. E ancora nella lettera ai Romani, non valutatevi più di quanto è conveniente valutarsi, ma valutatevi in maniera da avere di voi una giusta valutazione. Anche questa è una cosa da mente ovvia e scontata, che ci sembra fin banale, ma questo è il segreto dell'umiltà. E dice Santa Teresa di Gesù, Dio ama tanto l'umiltà perché l'umiltà è verità. Quindi, come possiamo dire, la prima definizione di umiltà è semplicemente questa, la verità su noi stessi, che noi siamo terra. Bene, Sant'Angela da Foligno usa invece una frase che ho voluto prendere, perché che è il carcere del proprio nulla. Adesso lo valutiamo un po', lo analizziamo questa. Secondo lei è l'umile, è quella che vive nel carcere del proprio nulla. Un'espressione un po' dura, un po' forte. Adesso cerchiamo. Angela da Foligno, la beata Angela da Fonalistica del 1200. È il carcere, che però faceva da maestra a tutti, era a Foligno, in tutta la zona, era lei che andava da lei a dire dimmi una parola, era la maestra del tempo. Ebbene, usava questo concetto, questa frase, l'umile vive nel carcere del proprio nulla. Adesso lo spiego. C'è da prendere come una perla nel fondo, i cercatori di perle si immergono nel mare tante volte prima di trovare la perla, questa perla dell'umiltà. Cerchiamo di trovarla, questa umiltà. Questo nulla lo dice anche San Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 6, versetto 3. Se qualcuno pensa di essere qualcosa mentre è nulla, inganna se stesso. Questo quindi non è la beata Angela. Angela dice il carcere del proprio nulla. Ma San Paolo, quindi parola di Dio, lo dice chiaramente, se qualcuno pensa di essere qualcosa mentre è nulla, inganna se stesso. Quindi la prima persuasione da farsi, dopo che ho letto questo, è dire io sono nulla. Voi lo volete cacciare nel cervello questo? Non per umiliarvi, non per fare come Nietzsche che dice una giustificazione alla vostra passività. Lo dice la scrittura, io sono nulla. Lo dice anche Gesù, in una frase che io ho voluto mettere nel mio santino del diaconato, perché quando ero un ragazzino non la capivo, proprio per questo. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice, senza di me non potete fare nulla. E quando io la sentivo, dicevo, ma questa non è mica vera, perché io, mettiamo, sono ateo, posso fare tante cose. Posso costruire un palazzo, posso mangiare un panino ai ciccioli. A Bologna si mangia di ciccio, posso mangiarlo, posso non mangiare, perché senza di me non potete far nulla? E siccome non la capivo, l'ho messa nel santino del mio diaconato. Ma perché non la capivo? Perché io credevo di essere qualcosa. Siccome io sono nulla, dice Galati, non riesco neanche a fare nulla, senza di lui. Dice ancora Paolo nei Corinti, che cosa mai possiedi che tu non abbia ricevuto? E se lo hai ricevuto, perché te ne vanti? Come se non l'avessi ricevuto.
C'è una realtà sola, una cosa sola che io possiedo e che me la faccio da me, e che me la costruisco da me, e che è veramente mia. Che cosa? Il peccato. Il peccato non mi viene da Dio, non mi viene dato. Il peccato me lo faccio io, è il mio vero possesso. Tutto il resto invece lo ricevo. Voi mi dite, ma allora come combinano queste espressioni di San Paolo, tu sei nulla, non vantarti perché hai tutto ricevuto, con quelle altre espressioni, io sono poco inferiore agli angeli, siamo figli di Dio, coeredi di Cristo. Quindi da un lato c'è un'espressione che l'uomo viene detto addirittura quasi uguale agli angeli, poi dall'altro mi viene a dire nulla. Allora qual è la verità? Tutte e due le verità. Sono proprio queste cose che esigono l'umiltà. Cioè l'uomo non ha nulla di suo di cui vantarsi. L'uomo non ha nulla di suo di cui vantarsi. Io ricevo tutto. Invece, alla fine, nella mia superbia, ecco il mio peccato, io sono un nulla che si vanta di qualcosa. Io sono un nulla superbo. Questo è il dramma conclusivo a cui arriva l'uomo. Sono un nulla che mi vanto di qualcosa. Cioè credo di essere qualcosa, come se non l'avessi ricevuto. Quindi alla fine di questa mia discesa, io scopro in me non l'umiltà, scopro in me la superbia. Vi ho detto che l'uomo non è umile, non lo è. Alla fine io scopro sempre qualcosa di cui vantarmi, quindi sono un nulla superbo. Pazzesco questo. Quel frate che si guardava allo specchio e diceva come sono bello. È un nulla che si vanta di qualcosa che non è suo, che ha ricevuto, come se non l'avesse ricevuto, cioè come se l'avesse prodotto lui, come se l'avesse creato lui. Oh, scoprirsi dei nulla superbi è brutto, sapete. Ma è proprio lì che scopro la verità su me stesso. E scoprire questo è la più grande grazia che il Signore può farci. È il momento più bello della nostra esistenza. Toccare questo fondo, scoprirmi nulla superbo. Ebbene, quando arrivo in questo punto, finalmente posso ricevere tutto. Dice la beata Angela da Foligno, l'anima non può avere miglior fine in questo mondo che contemplare il proprio nulla. Uè, contemplare il proprio nulla e abitare in questo nulla come nella cella di un carcere. Mamma che frase, oh. Scoprire questo nulla, contemplare questo nulla e abitare in questo nulla, perché stare in questa cella si prova una gran quiete. Non è un chiudersi in sé, ma al contrario è aprirsi agli altri, perché finalmente in questa cella conosco la verità su me stesso e quando la conosco, conosco anche la verità degli altri. Perché in questa cella il nemico non entra. Vi ho detto che il diavolo qui non ci arriva. D'accordo? In quella cella del mio nulla ci entra Dio solo. Questo è il grande. Il diavolo rimane in superficie, aspetta che io mi vanti di qualcosa e mi soffia, l'hai fatto ieri il rumore del diavolo, si soffia, come sono bello, come sono bravo, come sono buono, come sono prezioso, eccetera. E anche se non me lo dico, la mia voce interiore va sempre così. Invece se io vivo nel carcere del mio nulla, è lì il diavolo c'è poco da soffiare, non soffia su niente, non c'è nulla, vero? Sul nulla non si soffia. In quella cella si sta benissimo. C'è una quiete straordinaria, perché quella cella viene visitata solo dal Padre Eterno, solo da Dio. E Angela dice, non è una cella buia, è risplendente. Perché? Perché c'è la verità, e la verità è luce. E lì io mi possiedo nella verità. Cioè, sono un nulla.
Dove fissare la mia dimora? Dice Dio in Isaia, Isaia 66. Su chi volgerò lo sguardo? Isaia 66, versetto 1. Dice Dio. Dio sta cercando l'uomo, no? Come Diogene con la lampada. Su chi volgerò lo sguardo? Sul cielo? No, dice il libro di Isaia. Sull'umile e su chi ha il cuore contrito. Allora Dio va alla ricerca dell'uomo che vive in questa cella. Cella quieta, cella luminosa, cella della verità, in cui io mi possiedo come nulla. Ora, se io lo dico, è un discorso. Se io ne godo, è un altro. Come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, frase ripetuta più volte. Teresina diceva, la più grande grazia che Dio mi ha fatto non è di scoprirmi miserabile, ma di godere di essere miserabile, cioè di esserne contento. Quando io invece casco in questo mio nulla, subito mi risollevo e cerco dei motivi per dire no, io valgo qualcosa, io sono qualcosa, io faccio qualcosa, se no mi viene una depressione acuta. Se non faccio nulla, se non valgo nulla, se non servo a nulla, se non sono utile a nulla. Vedete che da questa cella cerco di uscire, ma cerco di uscire sui mezzi umani, a essere bravo davanti a voi, a essere prezioso davanti a voi, e ricasco nella vanità, per forza. Invece con Angela da Foligno, stateci in questa cella. Allora, se non ci state, ci sono due modi in cui il Signore ci tiene umili. Il primo sono le umiliazioni e il secondo sono le tentazioni. Vogliamo iniziare dalle umiliazioni? Bene. Per vedere se siamo umili, abbiamo bisogno del prossimo. Umili da soli non ci riusciamo, cavatevelo dalla zucca. Pretendere di uscire dall'orgoglio da soli, questa è bellina, l'ho letta, è come pretendere di farsi del male usando il proprio braccio. Se io mi do dei pugni, sì, mi faccio male, ma relativamente. Se mi dà un pugno Mike Tyson, diretto in faccia, così, me ne faccio molto di più. Io mi batto il petto e dico come sono peccatore, come sono orgoglioso, eccetera. No, se mi autoaccuso non faccio nulla. Se un altro mi accusa invece mi fa un gran piacere. Vi leggo un detto dei padri del deserto. Conoscete i padri del deserto? Tanto simpatici. Questo è dell'abate Serapione. Avevano dei nomi tutti un po' strani. All'abate Serapione si presenta un giorno un tale che nel comportamento esteriore e nelle parole mostrava la più profonda umiltà. L'abate, al termine del pranzo, lo rimprovera di non andare in giro in qua e là senza far nulla, ma lo invitava a stare in cella e a guadagnarsi la vita con il suo lavoro. Il monaco fu preso da una tale tristezza e da un tale dolore che il volto non riuscì a dissimulare la contrarietà che aveva nel cuore. Gli disse allora il vecchio abate: figliuolo mio, fino a poco tempo fa ti accusavi dei delitti più atroci e te ne caricavi il peso senza temere di perdere la mia stima. Ed ecco che io ti ho dato un piccolo avvertimento, il quale, oltre a non avere nulla di ingiurioso, ti dimostra invece il mio affetto e il mio desiderio di aiutarti. E ti vedo talmente inquieto che non riesci a nascondere lo sdegno e a conservare un volto sereno. Che forse, mentre facevi mostra di quella umiltà, ti aspettavi che ti dicessi il giusto accusa se stesso fin dal principio con le sue parole, è la citazione dei proverbi. Caro il mio ragazzo, bisogna possedere la vera umiltà di cuore, che non consiste in gesti o in parole affettate, ma nasce dall'umiltà dell'anima. Quella si rivelerà poi dalla pazienza, che ne è il segno sicuro. È inutile accusarsi di delitti ai quali nessuno crede. È molto meglio restare calmi di fronte alle ingiurie.
alle ingiurie che uno ti rivolge e sopportare con mansuetudine e serenità i torti che ti sono fatti. Questo si dava dei pugni con la sua mano, quando è arrivato un bruscolino da parte di un altro, si è subito inquietato. Vedete che gli altri ci sono molto utili. La vanagloria è capace di trasformare in orgoglio anche il nostro tendere all'umiltà. Allora tu puoi trasformare in umiltà anche gli atti di orgoglio. Avete capito questo? Se l'orgoglio è un virus per tutte le stagioni, che ogni atto lo trasformi in orgoglio, tu puoi prendere questi atti, trasformarli in umiltà, semplicemente riconoscendolo, cioè dicendo: io sono un nulla superbo. E allora l'orgoglio mi serve per glorificare Dio. So se capite. Riesco a prenderlo in contropiede. Anche l'orgoglio lo volto e mi dico: sono orgoglioso. E quando dico sono orgoglioso, ho già vinto. Cioè l'orgoglio mi faccio perdere la sua forza. No, non mi dispero, non mi turbo, non mi dispiace. Allora il prossimo mi serve per umiliarmi. Pensate voi, ho fatto l'esempio di questo monaco, le umiliazioni che avete ricevuto. Prima parlavo con una persona alla quale mi diceva: una volta ricevete un'umiliazione in piazza davanti a tutti. Stupendo, eccezionale, che il Signore ve ne mandi una al giorno, diventate santi. In piazza davanti a tutti vuol dire che uno ti rimprovera, ti dà una parola sgarbata, che sia giusta o che non sia giusta, questa è secondaria. L'anima si sente mortificata, si sente male, tende subito a giustificarsi, tende a dire: ma guarda che io non ho fatto questo, oppure si volta al vicino e dice che lei è pazzo, che è ubriaco, cioè si salva in qualche maniera. Ma chi di noi è capace, dopo aver preso una puntata di questo genere, a dire che in questo momento il Signore mi sta facendo una grande grazia, perché io scendo nel mio nulla, il mio amor proprio si distrugge e vivo nel carcere quieto del mio nulla superbo? Siete capaci? Da questa sera sì, ma poi è troppo lunga da dirsi questo ragionamento. Però allora dite semplicemente: grazie Gesù. Allora ci riuscite? Allora mi tocca augurarvi di avere delle umiliazioni, perché le umiliazioni vi rendono umili. Ma pensate se vostro marito, se il vostro amico, davanti a tutti invece: zitto tu cretino, non so, in pubblico, sì? Insomma, non è così facile accettarlo, no? C'è la nostra dignità da difendere, c'è la nostra... E invece no, la dignità non ve la toglie nessuno, perché davanti a Dio è salva la dignità. Il Signore lo sa se siete più o meno cretini, eccetera. E allora è l'occasione in cui voi credevate di essere qualcosa, allora vi dà quell'umiliazione, vi fa scendere in questa cella in cui dite: sono nulla, ecco la verità su me stesso. Sapete, i santi quando li esaltavano, li lodavano, scappavano via. Quando finalmente qualcuno li rimproverava: oh, dicevano, tu sì finalmente che mi conosci. Lodare uno è pericoloso, perché uno alla fine ci crede. Se tutti mi dicono che sono bravo, che sono un genio, che sono qua, io ho voglia di dirmi: no, sono un nulla superbo, entro nella cella, eccetera. E se me lo dite tutti, dico: ma forse allora qualcosa si sta chiacchierando, no? L'esperienza santa del domenico con Padre Benedetto, che ci ha pregato di non... Appunto, Padre Pio, quando si avvicinava a lui, dicevano santo, eccetera, si arrabbiava, diceva: i santi sono in cielo, eccetera. Certo che lui le ha subite anche, è diventato umile dalle molte umiliazioni, ci pensavano anche altri a dare delle umiliazioni, quindi meno male, direi meno male, così si è fatto un santo. Diceva Sant'Ignazio di Antiochia: chi mi loda mi frusta, chi mi loda mi frusta. Allora, volete frustare un vostro fratello? Dategli una lode. La lode deve venire da Dio, la lode deve venire da Dio.
l'umiliazione se la dà al prossimo. Allora il prossimo mi fa un piacere, mi fa un piacere, perché colui che si è umiliato prima di me è il Cristo. Abbiamo detto tante volte, si umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, discese nella morte. Quando Dio si rivela, ecco si diceva, incarnazione, creazione, incarnazione e croce, ecco davvero che io ho l'esempio. E quando incontro Gesù umile, quando incontro, o meglio, quando incontro la sua grandezza, quando veramente lo vedo, io divento umile. L'episodio di Pietro che dice allontanati da me che sono un peccatore. Quando Pietro vede la potenza del Cristo che ferma le onde, gli dice allontanati da me che sono un peccatore, subito riconosce se stesso come terra. Secondo mezzo che il Signore usa, è obbligato a usare, perché vi dicevo ieri, il Signore non vuole mortificarsi, non vuole la nostra tristezza, ma se no non ci salviamo l'anima. Guardate, il problema è centrale, non ci salviamo. Il nulla superbo che arriva alla fine della vita, sempre più superbo, alla fine si scontra con il mistero della salvezza, non si salva. In fondo l'Arcangelo Michele vuol dire chi come Dio. Dio ti manda l'angelo Michele e ti dice no, chi come Dio? Nessuno come Dio, solo Dio è Dio, tu sei un nulla. Bene, il Signore ci usa delle umiliazioni, allora io vi chiedo di approfittare ogni volta che ce ne sono, ma veramente fatelo, approfittate subito, non fate troppi ragionamenti. Se questa sera uno vi umilia, subito dite grazie Signore, anche se dovete stringere i denti, anche se vi viene da mandargli a quella persona una scarica elettrica, e viene, perché viene anche a me, e subito dire no Signore, oggi mi stai dando una grazia di quelle eccezionali, è andata giù, e dopo guardate, veramente viene pace, come dice Santa Beata Angela Frin, veramente in questa cella c'è pace, perché la mia dignità non l'ho persa. Davanti a Dio lui sa qual è la verità, quindi se io non merito questo rimprovero, il Signore lo sa, e se lo merito lo sa lo stesso, però io sono stato zitto, ho resistito, non ho risposto, sono veramente, ho fatto un'esperienza e divento umile. Va bene, dicevo, la seconda allora è la tentazione. L'uomo da solo non ce la fa ad abbassarsi. Gesù dice chi si abbassa sarà esaltato, chi si umilia sarà innalzato, non ce la facciamo da soli. Allora ci dà un aiuto, l'aiuto si chiama tentazione, oltre all'umiliazione è la tentazione. Dite allora che belli aiuti che ci dà il Signore, che salate, le grazie, eccetera. Tentazione e umiliazione. Dice il grande Antonio il monaco, togli la tentazione e nessuno sarà salvato. No, a Stimone ci andavano nel deserto apposta per scriverci queste cose qua, potevano stare a casa, e invece no, togli la tentazione e nessuno si salva. Cosa avviene durante la tentazione? Durante la tentazione avviene lo scontro tra lo spirito e la carne, lo dice Gesù anche nel luogo della massima tentazione, no? L'orto degli ulivi. Pigliate e pregate perché lo spirito è pronto ma la carne è debole, e la carne è debole vuol dire malata. Lo spirito invece è pronto, quindi i due combattono tra di loro. E cosa dice Gesù come rimedio? Vegliate e pregate, cioè c'è la necessità assoluta del grido, della preghiera, di gridare aiuto. Perché quando noi gridiamo aiuto a Dio, noi recepiamo da un lato la nostra debolezza e dall'altro l'aiuto di Dio. Quindi è perfetto questo quadro, no? Per rimanere umili. L'uomo che vince sempre, l'uomo che ce la fa sempre, alla fine non chiede più aiuto a nessuno. Allora è bene che sia tentato, è bene che senta che la carne è debole. Ma vi immaginate un uomo che fa tutto bene, che riesce sempre bene? E chi lo sopporta più quell'uomo? Chi lo regge più? Un uomo così pieno di sé. Tutti stanno alla finestra sperando che cada. E quando cade dico, oh, meno male. Perché? È necessario conoscere la tentazione e questa lotta, e a volte anche cadere. Innanzitutto nella tentazione e anche nella caduta, l'uomo deve recepire una presenza di Dio anche lì,
Quando voi siete tentati, non dite Dio se n'è andato, no, è proprio lì che il Signore vi aspetta, che crediate a Lui, nella vostra debolezza. Credo che veramente a volte sia è l'unico mezzo. Pensate a Davide, dicevo stamattina, che gli riusciva bene tutto, andava contro Golia con un colpo, tac, lo fa secco. Oh, poi va in guerra e vince sempre. L'amico gli vuole un gran bene. Con re Davide, sì, tutte le donne, lo dice anche quando porta l'arca dell'alleanza, no? Che la moglie si ingelosisce perché lui balla e tutte le donne gli vanno dietro. Donne, ne ha quante ne vuole. Successo, quante ne vuole. Allora a un certo punto Dio dall'alto dei cieli dice, un momento, qui non va mica bene, perché questo qui comincia a contare un po' troppo su se stesso. Gli mette la tentazione, che può succedere a tutti. E nella tentazione verrebbe da dire, ma come uno che ha fatto queste esperienze di Dio così profonde, casca proprio su Betsabea. Da notare che le donne potevano avere quante ne volere, perché allora non c'era una moglie sola, ce n'erano diverse. Certo non potevi prendere la moglie di un altro. Ma con tutto quello che aveva proprio su questo cane, verrebbe da dire, ma non è neanche, come dire, una tentazione, poteva essere superata. E invece è bene che cada in questa, perché così crolla. I grandi crolli a volte sono salutari. Certamente Dio non vuole il nostro peccato, però dai detti dei padri ho preso questa: preferisco una sconfitta con umiltà che una vittoria con orgoglio. Dio preferisce le nostre sconfitte che ci fanno umili che non le vittorie che ci rendono orgogliosi. E San Bernardo scrive: a una vergine orgogliosa Dio preferisce un peccatore pentito. A una vergine orgogliosa Dio preferisce un peccatore pentito. Perché quando io conosco la tentazione, comincio a percepire la mia debolezza. Quando vado in crisi anche davanti a Dio, a volte il Signore lo permette perché io ripiombi in questo nulla interiore. Ho preso come immagine quella del profeta Elia che è dentro la grotta, no? A un certo punto lui sente un gran vento, Dio non era del vento, a un certo punto sente un gran terremoto, Dio non era il terremoto, Dio gli parla nel vento leggero. E un autore spirituale dice: queste sono le tentazioni di colui che cammina nel Signore. Il vento è contro l'amor proprio e l'amore giovanile. Non l'amore giovanile, l'amore proprio, l'orgoglio giovanile, che è quello, la presunzione di saper far tutto. Quando uno parte, tipo gli apostoli, no? Partono e dice io ti salverò, io ti seguirò, io verrò dietro di te, eccetera, c'è questo ardore qui, viene spazzato via con gli insuccessi. Quanto sono salutari gli insuccessi, i fallimenti, quanto fanno bene all'anima. Dice poi il terremoto, dice questo autore, il terremoto è quando, avete preso mai un terremoto voi? Quando la terra, quando tu senti, non è più il vento per aria, senti che addirittura la terra sotto i piedi, ed è talmente, come dire, ti senti talmente male che non sai più neanche dove mettere i piedi. Cioè, qui addirittura potrebbe essere anche, ti comincia a ballare anche la terra, Dio, su cui tu hai poggiato i piedi. Signore, io ho promesso fedeltà a te, e comincia ad avere dei dubbi anche su di lui. Certo che ci sono, anche dei santi. Quindi ti crolla non l'amor proprio, la vanità, la sensualità, la tua stessa fede in Dio su cui tu hai messo i piedi, a volte comincia a vacillare. Allora lì uno si sente angosciato, perché dici tutto il resto lo sopporto, ma se tu comincio anche a dubitare di te, che cosa faccio? Cosa faccio? Le speranze si sgretolano e noi ci scopriamo incapaci di andare a Dio. Ebbene, proprio in questo momento è l'ora di gridare a Dio con tutto il cuore. Anzi, a volte vi dirò che il Signore porta i santi proprio su questa via qui, perché sono talmente santi, quella del santo cammina su, meglio non essere santi, perché il santo cammina su un filo tra il massimo orgoglio e la massima santità. Cioè può, da un momento all'altro può cadere dalla santità vera a un orgoglio smisurato. Mentre invece, no altri,
non rischiamo troppo. No, non è vero, non cercate di... Adesso questa la cancello, fate finta di non averla sentita. È meglio andare funamboli, meglio andare per voi, se rimaniamo in ascolto di Dio. Il grande crollo, il Signore ce lo fa fare perché diventiamo più santi. Quindi, anche quando il terreno crolla, anche quando sembra che tutto cada nella tentazione, ci aggrappiamo, ecco allora, al grido, Signore salvami, quello di San Pietro quando la barca sta cadendo. Naturalmente in un senso della nostra impotenza, ci facciamo più piccoli, ci facciamo più veri, ci conosciamo meglio. E dopo andremo al Signore con più umiltà. Quindi dice anche, aspetta, questa è mi sembra che ce l'ha Molinier, un altro autore che io amo, dice questo, quando la seconda richiesta la fai con un tono più basso, e fa l'esempio del padre col bambino, il padre arriva a casa stanco, morto dal lavoro, e c'è il bambino, 5 anni per esempio, e tutto il giorno lì in casa, e gli dice, papà giochi con me? E il bambino gli dice, il babbo gli dice, no, guarda, lasciami stare perché sono stanco, ho lavorato tutto il giorno. Allora il bambino, passano 5 minuti e gli fa una richiesta, ma non più irritato, più battendo i piedi, gliela fa con un tono più dolce, tipo questo, papà giochi con me? Allora comincia a dire, no, guarda, sono stanco, lascio in pace, voglio dormire, voglio riposare, così. Passano 5 minuti, arriva piano piano, magari con gli occhi, guardando in un certo modo, lo chiama e gli dice, papà, e fa questa pausa, giochi con me. Alla fine il padre, vinto, non dall'insistenza, dice Molinier, dal tono minore, si abbassa, e alla fine diventa invincibile. Questo è proprio... Dice anche Vita Patrum, detti del deserto, quando siamo tentati dobbiamo abbassarci di più, perché Dio, vedendo la nostra infermità, ci protegge. D'accordo? Questo è un avvertimento quando siamo tentati. Non sforziamoci terribilmente, abbassiamoci di più, umiliamoci. Signore, non ce la faccio, senza di te cadrei. Io posso avere delle grandi tentazioni, dico, ma io sono sacerdote, sono andato nella vita comune, e no, se comincio a battermi su questo piano qua, casco anch'io in tutti i peccati del mondo. Invece devo dire, Signore, sono tentato di questa cosa qui, se tu non mi aiuti ci casco. E questo dovrebbe dire anche San Francesco, tutti i santi, se non mi dai una mano, ci casco. E se la tentazione si fa ancora più incombente, io devo farmi ancora più piccolo. Guarda, Signore, che sto per cascare, tra 5 minuti casco. Ancora più piccolo, ancora più umile, ancora più nulla. E in quel momento il Signore mi soccorre. Quindi è una serena accettazione di farsi spezzare anche del proprio nulla. Sì, un'accettazione serena del proprio nulla. Le tentazioni, dunque, e le umiliazioni, a volte sono l'unico mezzo che Dio ha per fare il vuoto dentro di noi. Ma il vuoto per colmarci, per venire nella cella, per venire, andiamo io e te, mano nella mano, nella cella. Perché Dio ci vuole consolarci, ci vuole consolare. Ma se l'uomo volge a proprio vantaggio tutti i doni di Dio, cioè i frutti della santità, è obbligato a essere severo. Quindi noi a volte ci lamentiamo perché il Signore è troppo severo nelle umiliazioni e nelle tentazioni, ma il Signore se ci recala, ci fa un dispiacere, cioè va peggio, perché noi dopo stiamo meglio qua, ma ci riempiamo di orgoglio. Scusate, la dinamica della vita spirituale è questa. E quindi è meglio riconoscerlo subito e accettare di essere un nulla. A riguardo delle tentazioni, poi, l'ultima cosa che devo dire, che la tentazione più insidiosa non è quella che precede il peccato. La tentazione più insidiosa non è quella che precede il peccato, è quella che segue il peccato. La tentazione della disperazione. Cioè, se io sono tentato di un peccato, va bene?
lotto contro lotto, eccetera. Poi ci casco in pieno, subito dopo c'ho un'altra tentazione. Ma guarda, sono cascato nel peccato. Io che dico a tutti di non cascarci, ci sono cascato. Io che credevo di non cascarci mai, mi sono crollato dentro. E c'è questo senso di allora è tutto, quello che ho fatto non vale niente, allora non posso essere gradito al Signore, allora non posso piacergli, allora fuggo, allora mi dispero, allora mi disprezzo, ma è un orgoglio anche questo, vedete, allora io. Diceva Santa Teresina, se anche avessi commesso tutti i peccati del mondo, fatti dall'inizio della creazione fino ad oggi, non esiterei un attimo a gettarmi nelle braccia del Cristo. Beata lei. Ma se io avessi fatto tutti i peccati del mondo, li avessi fatti io scapperei alla presenza del Signore come Adamo. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto. Sarei così, mi vergogno. Ho fatto tutti i peccati, mi vergognerei. Teresina invece, con la sua fede, sarebbe andata direttamente incontro al Signore. Anche qui ci vuole l'umiltà precedente, mi faccio piccolo, e l'umiltà successiva. Cioè, se avete fatto un peccato, cari miei, ma ditelo al Signore con molta umiltà. Signore, hai visto? Credevo di essere, non sono. E a volte il Signore ci dice, meglio così. Famoso, come si chiama, peccatore pentito della Vergine com'è? Orgogliosa. Meglio è un peccatore, ma veramente peccatore, però che sia pentito. Ripeto, questi sono i mezzi che il Signore usa. Allora vedete, l'umiltà dell'uomo la crea il Signore, la crea per salvarci, che poi in paradiso non ci saranno più umiliazioni, quindi stringete i denti, tanto tra un po' si muore tutti, quindi questi che vengono qui in terra, ma non ingigantitele, a volte sento della gente che dice ho subito questa umiliazione, sembra di dover farci un romanzo a 10 puntate, ma non ingigantitele neanche, minimizzateli, vi servono, sono la scala per la quale voi salite al cielo, quindi sappiate ringraziarmi il Signore, quanti esempi su questo potremmo dire. Finisco con la lettura dell'uomo, che si sa debole, peccatore. L'ho preso da un autore e ho dimenticato di citarlo, scusatemi. Un uomo simile, cioè un uomo peccatore, un uomo che si sa debole e peccatore, un uomo simile sa ormai di essere debole e peccatore, ma ha finito per distogliere gli occhi dalla propria miseria e contempla la misericordia di Dio. Anche questo è importante. Io sto nella cella, sono lì nella luce, nella quiete, conosco me, conosco gli altri, però non sto sempre a pensare a me, comincio a guardare la misericordia di Dio. La frantumazione del suo cuore si è poco a poco trasformata in una gioia umile e pacificata. E questa è la gioia dei santi, che sanno di essere nulla, ma hanno dentro una gioia umile, non si esaltano, non sono mai in fibrillazione. Sono in questa gioia umile e pacificata, in un amore che è rendimento di grazie. Nessun peccato viene più scusato, essi sono stati immersi e inghiottiti nella misericordia di Dio. La colpa d'ora in poi è felix culpa. Felix culpa. A poco questo sentimento di gioiosa contrizione prevale nella loro esperienza spirituale. È bello questo, cioè il santo alla fine, come esperienza spirituale fissa, continua, ha la contrizione, è sempre pentito. Quest'uomo resta segnato per sempre da un pentimento, ma è un pentimento pieno di gioia e di amore che affiora ovunque. Un uomo simile ha raggiunto una pace profonda, perché è stato infranto ed è stato ricostruito in tutto il suo essere. Ha toccato l'abisso del peccato, ma in quegli stessi istanti è precipitato nell'abisso della misericordia. Ha rinunciato a ogni giustizia personale, non ha più nessun progetto di santità. Le sue mani sono vuote, non conservano altro che la sua miseria, ma egli osa presentarla alla misericordia. Questo è bello, come Zaccheo.
osa presentarla alla misericordia. Finalmente Dio è diventato veramente Dio per lui, nient'altro che Dio, cioè il Salvatore. Non è più un uomo alla ricerca della propria perfezione. Dice Isaia, noi siamo diventati tutti come un panno immondo. La sua giustizia la possiede soltanto in Dio. Io sto facendo il ritratto di voi, consacrati della CFD, intendiamoci, queste sono cose che per voi sono un'acquisizione ormai di antica data, e le faccio solo per rinnovare e per glorificare il Signore di questo stato in cui siete giunti. Gli restano solo le sue ferite, ma queste ferite sono curate e guarite dalla misericordia. Egli quindi non sa più fare altro che rendere grazie e lodare il Dio. Per i suoi fratelli è divenuto un amico, così benevolo e dolce. Capisce le loro debolezze. Certo, solo chi è in quella cella lì capisce gli altri. Non ha più fiducia in se stesso, ma soltanto in Dio. Per questo è povero e vicino a tutti i poveri e a tutte le forme di povertà, spirituale e corporale. È il primo di tutti i peccatori, ma è un peccatore perdonato. Per questo sa frequentare da pari a pari tutti i peccatori del mondo. Si sente vicino a loro perché non si sente migliore degli altri. Gli resta solo un desiderio, che Dio lo metta ancora una volta alla prova. Beh, questo mettiamolo tra parentesi. Che Dio lo metta ancora una volta alla prova per scoprire sempre meglio la sua vicinanza. Per abbracciare ancora una volta l'umile pazienza e fargli perdutamente fiducia con un amore ancora più grande. Dice, nella prova io ti do la mia fiducia ancora più grande. Quella pazienza allora e quell'umiltà lo rendono così, simile a Gesù. E promettono a Dio di rinnovare in lui peccatore, le sue meraviglie.